Allora, la situazione è la medesima. Devo sistemare tutta sta roba perché in questi giorni in camera mia, dato che non sono stato in camera, si è formato tutto questo bel mucchio di vestiti che devo assolutamente mettere via perché va bene che la mia camera non la uso più, ma usarla come armadio fisso in questo modo è un po' bruttino, ecco. Quindi adesso andiamo a sistemare un attimo queste due cosettine e niente. Intanto, ciao a tutti ragazzi di questo nuovissimo Daily Fucking Vlog, sono Axel e benvenuti in questo nuovissimo Daily Fucking Vlog. Voi come state? Spero tutto bene e niente, spero che anche voi dobbiate sistemare un po' di robe perché non vorrei sentirmi l'unico stronzo a farlo, quindi ecco, se avete l'occasione fatelo, non fate come me. Andiamo! Ragazzi, ma attimo una piccola domanda, ma anche voi durante i cambi di stagione fate anche il cambio di armadio, ma in che senso? Esempio, io qua sotto, in questo qua grosso, prima avevo solamente magliette, ok? Adesso invece qua ci sono felpe e lì sopra magliette, quindi diciamo che si sono scambiati i capi d'abbigliamento, si viene a dire così. Ma anche voi fate questa cosa, giusto per avere le cose invernali più comode, quindi lì da basso averle comunque nello stesso punto per tutto l'anno? Non so perché lo sto chiedendo, ma mia mamma questa idea di questa cosa magica, ma a me sinceramente non mi cambia un cazzo, per intenderci, vabbè, era giusto per dire questa informazione, capire se anche voi fate questa cosa o meno. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Sistemato, direi sistemato. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. I capi non sono più tutti sulla scrivania, non sono tutti stati messi via. Quindi, top! Ora ci possiamo trasferire in cantina. Andiamo! Ok, signore, eccoci qua. Benvenuti e bentornati nella mia cantinetta, eh. Da un po' che non facevo video in cantinetta, da un po' che non ci andavo in cantinetta. Madonna di Dio. Oggi sono soddisfatto, abbiamo sistemato i grandi capi di cazzi che c'erano a sistemare in camera mia. In più mi sono mangiato una bella banana perché è il momento un po' di rimangiare in modo sano, se vogliamo dire così. Mi sono mangiato appunto un bel frutto. E adesso cercheremo di mangiare con un po' più di calma e tranquillità, anche perché sto pacciugando molto, ho pacciugato molto, stando chiuso qua in cantina. E adesso che ho appena visto la finestrella qua alla mia sinistra, ho notato che è venuto già buio e la cosa mi sta un po' traumatizzando. Sinceramente, non mi ricordavo così brutta la sensazione di vedere il buio così presto. Negli scorsi anni, sì, mi stava sul cazzo, ma effettivamente quest'anno, chissà se anche il prossimo anno sarà così, sempre che io sia in vita, sarà così pesante com'è quest'anno, effettivamente. Però vabbè, cazzo vuoi fare? Niente, quindi è inutile lamentarsi, ci rassegniamo e basta. Stasera, comunque, a casa mia vengono delle magiche personcine in cui faremo varie cosettine. Magari in realtà mi andava l'idea di fare una live così a caso, però vediamo un attimo come mi gira e come gira gli altri, logicamente, perché non posso obbligare nessuno a fare una cosa del genere. Ma mi è venuta questa magica idea. Quindi, Gianluca o Dave, se state guardando questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti o chiamatemi, facciamo prima. Comunque, se io vi grande novità, che adesso vi racconto una piccola storia. Allora, io una settimanella e mezzo fa avevo comprato un calendario dell'avvento. Non so se ve l'avevo già detto, ma comunque nel caso mi ripeterò. Ho comprato questo calendario dell'avvento che in questi giorni doveva passare a casa mia, ecco. Diciamo che GLS sono stati molto simpatici a mandarmi tanti ticket di mancata consegna, che non sono riusciti a consegnarmi le cose, anche se ero in casa ed effettivamente sveglio, non ho sentito suonare nessuno, quindi due volte hanno lisciato la consegna, ma finalmente alla terza sono riusciti a darmi questo cazzo di calendario dell'avvento, che adesso vi posso mostrare, ragazzuoli, perché sarà una componente molto importante nei miei video per tutto il mese di dicembre. Come sapete, il calendario dell'avvento va dall'1 al 25, no? Sì, non mi ricordo, dal 20, non mi ricordo, lasciamo stare. Comunque, ve lo mostro. Dio. Eccolo qua, signori. Madonna di Dio, il calendario dell'avvento della Clipper. Signori, non potevo farmi sfuggire questo bestione. Non vedo l'ora di iniziarlo. Anche perché non ci sono solo accendini, logicamente, da quel che ho capito. Ma ci sono anche cose in più, gadget particolari che si possono utilizzare. Ecco, quindi sono molto curioso. Fun fact: l'ho visto da una pubblicità su Instagram. Quindi, prima volta che Instagram con le pubblicità si rende utile. Non è un cazzo vero, perché la seconda pubblicità che si è resa utile
inutile, era la cuffia di Majin Vegeta, e mi sa anche la, no, la cover no, il cazzo. Comunque, grande pubblicità di Instagram che ci ha dato l'opportunità di scoprire questo grandangolare prodotto. Sono, sì, 24, non sono 25, 24, quindi fino alla vigilia, e sinceramente mi sembra molto piccolo. Non so che mega scammata ci avevo preso, l'ho pagato la bella modica cifra di 45 euro. Come minimo qua dentro ci devono essere delle madonne, ecco, anche perché mi ha fatto smadonare la consegna, quindi speriamo bene, ok? Potrei rimanerci male, quindi speriamo vivamente che la Clipper non ci deluda anche oggi. Avevo i led accesi, quindi perdonatemi se da color faceva schifo, speriamo che adesso si veda meglio, perché con tutti sti colori qua va tutto a puttane. Quindi spero che la Clipper non mi scammi quest'anno, anche perché l'anno scorso avevo fatto il calendario dell'avvento della Kinder con la mia ex, che vabbè, ok, ci sta, però è cioccolato. Quest'anno invece ho detto mi prendo qualcosa di un po' più particolare, ho avuto la fortuna di beccare appunto quella pubblicità, me lo sono coppato, perché effettivamente è qualcosa di particolare che mi garba. Io amo i Clipper, ragazzi, ne ho uno anche qua, esattamente un Clipperino piccolino, però raga, molto bello, molto figo, preso in Sardegna per giunta. Io amo i Clipper, amo collezionarli, di sopra appunto un grandissimo cassetto che poi vorrò mettere in esposizione qua, ma ho paura che me li inculino le persone che vengono qua. Sono sincero, io ci tengo molto ai miei accendini, agli oggetti in generale. Fatemi sapere anche se voi avete questa cosa, no, di avere questa grande affezione verso i vostri oggetti. Io principalmente in questo caso, parlando di questo argomento, sugli accendini, quindi fatemi sapere anche voi questo con un commento. Ragazzuoli, che dire, io direi che oggi può finire qua. Abbiamo sistemato camere, abbiamo sistemato i vestiti, ho fatto vedere il calendario della Clipper, e non vedo l'ora che sia l'1 per poter fare il primo episodio dove appunto apriremo questo fantastico calendario, perché l'anno scorso, se non mi sbaglio, non l'ho fatto. No, l'anno scorso avevo fatto delle storie su Instagram col calendario dell'avvento, mi sa, una roba simile, giusto per il meme, se non mi sbaglio. Quest'anno probabilmente sì, farò storie Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram, perché farò vedere sicuramente cosa ho trovato nel calendario dell'avvento. Quindi se mi seguite su Instagram lo vedete prima e siete curiosi, ecco, quindi ve lo consiglio eventualmente. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo di fucking vlog. Lasciate un like, come iscrivetevi, e voglio un mondo di bene, ragazzuoli. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande. Ciao.